Allora, dobbiamo, abbiamo la, adesso abbiamo la forma della curva di Gödel, non abbiamo ancora i parametri, da una parte i dati, dall'altra parte la forma della curva di Gödel. Non ci siamo ancora, ma ci stiamo man mano arrivando. Ci sono vari metodi per ottenere il valore dei parametri, secondo vari criteri, tra virgolette, di ottimo. Come dico sempre, no? Ciascuno ha i suoi gusti, ad uno piacciono le ragazze more, ad un altro bionde, ad un'altra ragazza piacciono i ragazzi alti, ad uno gli piacciono quelli bassi, a uno gli piace quelli intelligenti. Sono tutti criteri di ottimo. In un esempio che sembra lontano da questo, però corrisponde allo stesso concetto. Noi dobbiamo applicare un certo criterio di ottimo. E il secondo concetto è che il criterio di ottimo non è mai assoluto, ma è sempre soggettivo, quindi possiamo applicare diversi criteri di ottimo. La procedura è oggettiva e ripetibile, ma non il criterio. Un po' tutta la statistica è così, se non si capisce questo aspetto si rimane ingannati. In molti casi di decisione statistica ci sono delle prese di posizione soggettive, per così dire, in cui la procedura con cui si fa tutto è oggettiva, cioè ripetibile da tutti noi, ma ci sono alcune decisioni soggettive. Se noi non siamo consapevoli di queste decisioni soggettive e attribuiamo poi ai risultati che otteniamo dei significati che a volte non sono quelli corretti. In particolare noi usiamo tre metodi per adattare i parametri. Uno si chiama metodo dei momenti, uno si chiama metodo della massima verosimiglianza, maximum likelihood in inglese, e il terzo si chiama, cioè e l'altro si chiama metodo dei minimi quadrati, non nell'ordine in cui sono scritti gli addetti. Quello che noi abbiamo è una serie di misure H1, HN. Il metodo dei momenti consiste, detto in forma, sapendo che il significato che le parole che adesso vado a denunciare hanno, si enuncia così, cioè il metodo dei momenti consiste nell'uguagliare il momento del campione con il momento della popolazione. Allora, il momento del campione che cos'è? Per esempio, tra esempi di momenti del campione ho la media empirica, il cui algoritmo vedete in alto a sinistra. È un algoritmo che voi conoscete da tempo, si prendono i dati, si fa la somma, si divide per il numero degli elementi. L'altra è la varianza empirica, che oggi vi ho già raccontato varie volte, però non vi ho mai detto esplicitamente che cosa sia uguale. E questa è 1 diviso n alla meno 1, se vado a calcolare quindi la media, e in questo caso la varianza si chiama varianza unbiased in inglese, corretta in italiano. Il termine italiano non è molto significativo, perché unbiased significa che la varianza in questo caso è quella che mi restituisce per ogni numerosità del campione n la migliore stima del mio campione, rendendo minima la media, cioè rendendo minima la differenza tra la media del valore del campione e la media quella reale della popolazione. E invece vedete l'argomento della sommatoria è la misura meno la media elevata al quadrato. Quindi dimensionalmente, se mu ha le dimensioni di millimetri, sigma al quadrato ha dimensioni di millimetri al quadrato, e sigma, che si chiama deviazione standard, ha le dimensioni di nuovo di millimetri. In generale si può definire il momento tiesimo del campione, come ho fatto nella riga sotto, elevando i dati alla t. La varianza in realtà non è esattamente un momento, il secondo momento, ma è il secondo momento centrato sulla media. In particolare possono essere i momenti centrati, poi in realtà ci sono due momenti particolari che si chiamano skewness e glucose, che hanno delle piccole variazioni su questo
ci possono essere i momenti HI meno mu con H, come sopra elevato alla T, e con qualche coefficiente davanti a seconda di quello che si sta considerando. Quelli sono i momenti del campione. Cosa sono invece i momenti della popolazione? I momenti della popolazione si ottengono direttamente dalla conoscenza della popolazione. La conoscenza della popolazione per noi è la conoscenza della funzione di distribuzione. In questo caso, lì vedete la funzione di distribuzione, l'ho chiamata PDF di H, Probability Distribution Function dall'inglese, e ho reso esplicito che la Probability Distribution Function dipende dai valori H, quindi della variabile che io sto misurando, ma anche da un insieme di altre variabili, θ, che sono i parametri. Nel caso della curva di Gumbel, θ sono A e B. Allora, il valore atteso o la media, il primo momento del mio insieme di dati è l'integrale su tutto il dominio di H per la funzione di distribuzione. Si chiamano momenti perché sono analoghi ai momenti meccanici che voi avete già visto a fisica 1 o fisica 2 o meccanica razionale. Si può dimostrare che se il campione cresce all'infinito, l'espressione algoritmica che ho dato là in alto a sinistra coincide con questa. Così pure il momento tiesimo centrato della popolazione è H meno il valore atteso elevato alla T per la funzione di distribuzione, dove qui io intendo che T sia maggiore di 1. Allora, che cosa succede? In generale ho per esempio una PDF che dipende da due parametri, chissà come mai faccio questo esempio. Ho una PDF che dipende da due parametri. Supponiamo che io sappia fare quegli integrali lì. Devo fare gli integrali analitici e ottengo una funzione che dipende dai parametri, perché la variabile H scompare per via dell'integrazione, perché integro su tutto il dominio. Quello che ne risulta è una funzione di θ in quel caso lì. Però supponiamo che questo io lo sappia fare, quindi ho una funzione dei parametri che mi deriva dalla conoscenza della distribuzione di probabilità, e poi invece ho una conoscenza empirica che mi deriva dai dati, che corrisponde all'aver effettuato questi calcoli qui. Se io ho una distribuzione a un parametro, mi basta la media. Se io ho una distribuzione a due parametri, mi basta la media e la variante. Se ho una distribuzione a tre parametri, considererò tre momenti e posso applicare il metodo dei momenti per ottenere i miei parametri. Perché? Perché, come vi mostrerò fra poco, in questo modo, uguagliando i momenti della popolazione con i momenti del campione, ottengo tante equazioni quante voglio, quante mi servono. In genere, se ho un parametro mi serve un'equazione, se ne ho due me ne servono due, e se ne ho n me ne servono n equazioni. N equazioni, n incognite. Ho qualche speranza, soprattutto se le equazioni non sono troppo non lineari, che ci sia una soluzione. Il metodo di adattamento dei parametri che cosa significa? Scritto in astratto è scritto sopra, ho il momento della popolazione sulla sinistra, che nel caso di Gumbel diventa B più gamma, B per gamma più A, il valore atteso della popolazione di Gumbel è B gamma più A. E invece il valore atteso della varianza nel caso di Gumbel, anche questa è un'espressione che è b quadrato p quadrato sesti. Quindi al primo momento sostituisco una formula. Come vedete,
il sistema che ottengo di sotto è un sistema di due equazioni in due incognite, le incognite sono A e B. Sarebbe un sistema non lineare, perché compare il quadrato, ma è un sistema molto banale, soprattutto se consideriamo che tutti i termini che compaiono in questa equazione devono essere positivi, che è un requisito che non ho mai esplicitato, ma che c'è sempre stato in background. Allora, dalla seconda equazione la risolvo, prendo la seconda equazione, la risolvo e ottengo che B uguale a radice di 6 diviso pi greco per sigma h. E dopo sostituisco B nella prima equazione per ottenere il valore di A. Facilissimo, vava vuma, non so, non si usa più. Cioè, non mi dice niente, era una pubblicità che c'era. Quando ero piccoletto io avevo la patretta, un bel po' di tempo fa. Ho ottenuto il risultato, ho i valori dei miei, se ho la media e la varianza o la deviazione standard dei miei dati, io ho una stima dei parametri, dei valori di A e B. Neanche tanto difficile da fare, perché lo potreste fare a mano, vorrei dire. Potreste fare a mano, se dovete fare le radici quadrate a mano, cosa che non siete più capaci, ma neanche io. Ho imparato questo ancora prima del Baba Boom, quando facevo le medie, mi pare, ma adesso non so. Adesso me lo potrei inventare, forse, con un po' di fantasia, se ci penso, ma invece uso il calcolatore esattamente come fate voi.